Federico Colosimo, inizia una nuova stagione per la Lazio, una stagione dove principalmente è la lazialità che entrerà in acqua. Esattamente, è proprio questo il nostro valore cardine, è quello su cui io ho improntato la mia piccola carriera da capitano, nel senso questa è la quarta stagione, ho cercato di creare un gruppo che faccia dei valori la propria forza. Siamo ragazzi che giochiamo insieme da tantissimi anni, ci frequentiamo non solo in piscina ma anche al di fuori e siamo una squadra, per certi versi non è retorica, di fratelli che anche quest'estate nelle ennesime difficoltà hanno, diciamo, preso una decisione comune, quella di rimanere, preferendo comunque magari offerte magari più vantaggiose, preferendo rifiutarle e rimanendo in una società che insomma è la nostra seconda famiglia, e di questo è la cosa che più mi fa davvero piacere e su cui basiamo molto, perché è vero, magari abbiamo forse sulla carta meno qualità di tante altre squadre, però abbiamo una caratteristica fondamentale, che è quella di avere un gruppo che forse nessuna squadra può vantare, e questo mi rende orgoglioso. Una forza che deriva anche dal fatto di essere tutti solo romani. Tutti solo romani, ancora una volta, e non è solamente perché sì c'è la crisi economica, perché sì c'è il ridimensionamento, perché c'è proprio una scelta precisa basata sulla lazialità. Tanti ragazzi vengono dal nostro vivaio, altri ancora sono laziali, proprio vivono la Lazio come un qualcosa di unico, e è davvero una squadra bella, tantissimi giovani, che è strano perché avere 30 anni, oggi compio 30 anni, e vedere ragazzi che puttano molto su di te, sentirsi fare un po' da chioccia, è la cosa più bella, e di questo sono davvero felice. Al di là del risultato sono questi valori che mi spingono ancora oggi comunque a condividere magari il lavoro con la pallanuoto, a sacrificare un po' la famiglia, una bambina che è nata da un mese, eppure arrivo la sera e sono felicissimo, e questa è la cosa più bella, credo. Guardando il campionato, la Lazio parte come al solito con l'obiettivo salvezza. Sì. È un obiettivo perseguibile, e soprattutto dove troverete le vostre difficoltà? Guardando anche la stagione scorsa, dove forse è la continuità quella che è mancata. Sì, molte volte qualcuno viene sempre a sentire la parola salvezza, dice ma questi sono solo per la salvezza lotta. Invece poi se andiamo a vedere quella che è la nostra squadra, quello che fanno questi ragazzi, che chi lavora, chi fa l'università, chi ancora va a scuola, chi si sacrifica per venire agli allenamenti, ecco, per noi davvero la salvezza rappresenta come uno scudetto. E secondo me sì, sarà possibile solo ed esclusivamente se lotteremo tutti insieme, mostreremo anche quelle che sono le nostre qualità, anche tecniche, perché sì, si è parlato di un gruppo unito, però sono convinto che qui dentro ci siano giocatori che abbiano anche dimostrato qualcosa in questi anni, anche a livello qualitativo, anche a livello realizzativo, a livello proprio tecnico, e sarà un campionato livellato. E sì, dovremmo essere più continui, perché molte volte, avendo un gruppo giovane, un po' la sconfitta può abbattere. Però questa squadra poi, nonostante qualche momento di flessione, nei momenti cruciali come l'anno scorso ai play-out, come 2 anni fa, come 3 anni fa, ha sempre dimostrato di avere quella che un po' a Napoli chiamano la cazzimma. E questo significa avere una squadra di uomini, ragazzi, ma già uomini, è importante. 30 anni, Federico Colosimo, cosa vede nel proprio futuro? Ma io non ho ambizioni di fare l'allenatore, o ambizioni, a me piacerebbe rimanere nella Lazio, fare un po' da chioccia per questi ragazzi, anche come, non lo so, mi piacerebbe diventare, come magari un po' adesso già lo sono, un modello da seguire, non tanto e solo in acqua, perché sicuramente a livello qualitativo molto meno di tanti dei miei compagni di squadra, ma a livello proprio di come intraprendere la vita col sorriso, con dedizione, con passione, far capire anche i valori che questa società ha dal 1900 e vedere un po' quello che ci hanno insegnato i nostri dirigenti, a partire dal presidente Buccioni, una persona che vive
365 giorni per la Lazio, e questo è una cosa che sicuramente ci sono tante altre cose più importanti nella vita, però quelle 3-4 ore che si sta qui insieme, viverle come le viviamo noi, è una cosa che mi piacerebbe insegnare e tramandare.